Caravambaci, attiva da più di 35 anni, è ormai un'istituzione a livello regionale e un punto di riferimento per i camperisti toscani e non solo. L'azienda di lavoria, che produce 8 milioni di fatturato l'anno, non è solo dedita alla vendita e al noleggio di camper, ma è diventato un punto di incontro e scambio per centinaia di persone amanti di un modo differente di viaggiare e fare turismo. Chiediamo a Paolo Baci, proprietario della Caravambaci, come è nata questa passione. Perché sono cresciuto, una cosa importante, penso che anche tanti ragazzi, bambini e ragazzi, debbono passare dal campeggio, dalla vita all'aria aperta, dalle vacanze all'aria aperta, perché è una cosa molto istruttiva, educativa per ognuno. Insomma, e questo le mie figlie ci sono passate, cioè, ci credo, l'ho passato io e l'hanno passato loro. Gli italiani che viaggiano in camper, caravan o tenda sono ormai più di 3 milioni. Dunque non più un piccolo gruppo di turisti alternativi, bensì persone consapevoli di scegliere un modo diverso di vivere il viaggio e le vacanze. Ma chi sono gli utilizzatori del camper? Proviamo a farne un identikit insieme a Nicoletta Bacci, compagna di vita e di lavoro di Paolo. Forse in Italia possiamo dire che per esempio i fruitori del camper ancora, diciamo, la grossa fascia è formata da famiglie, famiglie con bambini piccoli che appunto trovano in questo modo un modo per viaggiare con i bambini perché spesso non è facile. Però aumenta e in questo andiamo, diciamo, seguiamo un trend che è più europeo, tedesco e francese, aumentano le coppie. Le coppie di persone che magari o sono in pensione o comunque hanno più tempo libero, hanno più libertà, hanno magari anche più disponibilità economica, perché ormai, insomma, un camper, se uno si orienta su un camper nuovo, è un investimento, insomma, abbastanza elevato, e per cui quindi aumenta sicuramente questa tipologia, cioè di coppie che decidono di godersi la vita e di viaggiare, di andare a trovare gli amici. Un pubblico in evoluzione, dunque, esigente ed attento alle caratteristiche del mezzo sul quale investire per il proprio tempo libero. Sicuramente la comodità, ma soprattutto anche la bellezza, insomma, c'è proprio il gusto dell'oggetto. È come dire, cosa si chiede a una macchina? La macchina in fondo serve, no, ci deve trasportare, però poi da avere una macchina bella che ha determinate prestazioni meccaniche, ma qualunque macchina sicuramente c'è la sua differenza. Molto guardano molto all'estetica, anche perché il design dei camper si è notevolmente evoluto, cioè sono veramente belli. Caravambaci, da questo punto di vista, offre un'ampia gamma di mezzi e servizi per i camperisti. Caravambaci offre più di 35 anni ormai di esperienza e questo non è poco, quindi è un'azienda solida, un'azienda seria. Offre uno spazio espositivo che è il più grande della Toscana, una grande varietà e offerta sia di modelli nuovi che ovviamente abbiamo un ottimo parco d'usati. Offre noleggio, offre una bella officina molto attrezzata, offre uno spazio, insomma un negozio, market di accessori per il campeggio, ma in generale per il tempo libero, abbigliamento per il tempo libero e offre anche diciamo, un ambiente gradevole. Non solo mezzi e servizi, ma anche un punto di ritrovo che dal 2008, con la nascita del nuovo centro, si è aperto a nuove esperienze. Qui si parla di tempo libero, si acquista camper, si noleggia camper, acquistano accessori outdoor particolari come Patagonia, come Teva e tanti accessori anche per camper. In questo momento facciamo questa attività di accoglienza agricola, abbiamo fatto per la celiachia, abbiamo fatto l'anno scorso un altro convegno sull'agri plein air, abbiamo fatto appuntamenti con spettacoli e varie cose. Chi sceglie questa vacanza è una persona che ama, che è curiosa, che ama tanti aspetti della vita. Quindi io penso che qui si possa scegliere, cioè trovare molta scelta, degli ottimi prezzi, perché ovviamente essendo una grossa azienda siamo in grado di offrire sempre il meglio al miglior prezzo e lo si trova in un bel ambiente. A questo proposito, tra le novità di quest'anno, è stato creato Toscana Caffè Viaggi, una struttura interna al centro Toscana Caffè dedita specificamente alla scoperta del turismo in camper tra i borghi e le strade della nostra regione. È un'iniziativa che si pone al centro gli utilizzatori dei camper, cioè praticamente viene creato un punto di incontro
e di conviviale discussione sulle problematiche che vengono affrontate dagli utilizzatori. Negli anni Caravan Bacci si è aperta molte iniziative diverse con l'intento di creare una comunità fatta di camperisti e non solo. Tra queste anche un recente convegno per parlare dell'accoglienza camper nelle aziende agricole ed iniziative per il plein air volte ad una maggiore conoscenza del territorio toscano. Tanti anni, 37 anni che io vendo camper, ma soprattutto li uso, e il piacere di andare in campagna a visitare, assaggiare i sapori, conoscere le tradizioni, parlare proprio con l'agricoltore è una passione che ho sempre avuto, insomma, quindi sono molto curioso e il camper permette proprio questo tipo di curiosità, di assorbire a queste curiosità. La Regione, cosciente del potenziale turistico di questo segmento di mercato, ha istituito una legge per favorire la creazione di aree di sosta per i camper negli agriturismi delle nostre province. Ci siamo accorti che le aziende agricole in Toscana non avevano mai capito l'importanza del mondo dell'agricampeggio e dei camper. Come dicevo prima, 220.000 camper in Italia, 800.000 in Europa. Sono famiglie che si muovono tutto l'anno, non solo i due mesi d'estate, e che con il camper comprano prodotti agricoli, se li portano a casa, non è il turista che viaggia in aereo che non può portare neanche una bottiglia. Sono persone che hanno voglia di mangiare bene, bere bene, e quindi dobbiamo far scoprire la Toscana più sconosciuta. Un mercato, come detto, ancora piccolo, ma con grandi prospettive di crescita. Il turismo camper in provincia di Pisa è un fenomeno ancora tutto da costruire. Molti comuni hanno delle aree di sosta, delle piazzole, alcune anche di qualità, e quindi attorno a quelle dobbiamo cercare di dare, così come ad altri flussi turistici, una risposta in termini di servizi e di qualità. Ci piace moltissimo l'idea di estendere l'accoglienza camper anche agli agriturismi, sia perché ne abbiamo moltissimi, sia perché crediamo sia una formula molto azzeccata per visitare e conoscere bene la nostra provincia.